protocollo importante che cambia un attimino la visione dell'accoglienza. È un protocollo molto importante al quale la città di Napoli ha dato un grande contributo su alcuni punti su cui tenevamo tantissimo. Il primo è il superamento dei centri di accoglienza straordinari, quindi mai più risorse pubbliche per allocare delle persone in dei depositi e poi dimenticarsene. Invece sì ai progetti di integrazione, di solidarietà e di costruire comunità in cui persone differenti che vengono da esperienze diverse e da mondi diversi convivono negli stessi diritti e negli stessi doveri e quindi lavori socialmente utili. E poi un altro aspetto che nell'articolo che riguarda la città di Napoli, perché noi abbiamo una parte peculiare in questo protocollo come città di Napoli, è quello di risorse pubbliche destinate ad immobili abbandonati da ristrutturare per l'emergenza abitativa. L'emergenza abitativa è per i napoletani, è per gli italiani ovviamente, per i rifugiati, per chiunque abbia bisogno. Insomma, con il contributo della città di Napoli si pone fine a qualsiasi rischio di conflitto tra sofferenze. E quindi una città in cui anche gli stranieri contribuiscono alla sicurezza. Quindi tutti con gli stessi diritti e con gli stessi doveri, un passo in avanti, e il progetto Napoli Città Rifugio trova rifugio in questo protocollo. Quindi diciamo da parte nostra siamo soddisfatti, vedere anche tanti sindaci coinvolti, noi abbiamo fatto sempre la nostra parte e adesso siamo protagonisti di un modello diverso, e da Napoli parte il superamento dei centri di accoglienza straordinari, e di questo siamo molto soddisfatti perché Napoli è culla del diritto, e quindi quando si parla di accoglienza non è solo etica, morale, umanità, ma significa anche diritti, significa economia, significa costruire comunità diverse rispetto a quelle di adesso. Sindaco, dice, alcuni speculano su questo protocollo, dicono che si toglie lavoro ai giovani campani, cosa possiamo dire? Ma è assolutamente falso, anzi è esattamente il contrario. Sempre di più nel riscatto della cultura partecipano tutte le persone che convivono nella nostra città. Vedete, Napoli in questi anni si è riscattata senza soldi con un grande capitale umano, e di quel capitale umano fanno parte tutte le persone che abitano la nostra città. Ovviamente in primo luogo i napoletani che ringrazio, ma tutti quelli che decidono di vivere in questa città, ovviamente condividendone non solo i diritti ma anche i doveri, sono i benvenuti. E soprattutto con questo protocollo si pone fine, ad esempio per capirci, a quello che è stato Piazza Garibaldi in questi anni. C'è un luogo in cui può diventare una bomba sociale. Dove